Cari amici e amiche di Un Sorriso in Più Family, buongiorno. Sono Simone e sono qui per raccontarvi la rubrica settimanale sportiva con gli eventi del weekend appena trascorso. Allora, partiamo subito col big match che c'è stato nel campionato di Serie A questa settimana, ovvero Juventus-Inter. Inter già campione d'Italia che giocava contro una rivale di sempre, come la Juventus, partita apertissima ad ogni risultato. L'Inter voleva, nonostante avesse già vinto lo scudetto, confermarsi e dimostrare di essere campione d'Italia, mentre la Juventus aveva l'obiettivo di vincere a tutti i costi per poter continuare a credere nella qualificazione alla Champions League. La partita è finita 3-2 per la Juventus. Ne sono successe di tutti i colori, tantissimi episodi, tre rigori, due espulsioni. Infatti la partita è iniziata con la Juventus in vantaggio, dopodiché con un rigore di Cristiano Ronaldo, dopodiché ha pareggiato Lukaku sempre dal dischetto. Dopo ciò c'è stato subito il 2-1 della Juventus con un tiro deviato di Cuadrado. Poi è stato espulso un giocatore della Juventus verso inizio secondo tempo, quindi si è complicata la partita per la Juventus. L'Inter ha iniziato a giocare totalmente nella loro metà campo, fino a che negli ultimi minuti ha trovato il pareggio del 2-2. Purtroppo per l'Inter, negli ultimissimi minuti, la Juventus è riuscita a guadagnare un altro calcio di rigore molto dubbio, battuto da Cuadrado, che ha permesso alla squadra di portare a casa la vittoria. Per quanto riguarda invece le altre contendenti alla Champions League, cioè la qualificazione alla Champions League, l'Atalanta ha vinto una rocambolesca partita contro il Genoa, vincendo 4-3, e questo gli ha permesso di avere la qualificazione alla Champions League già assicurata. Stessa roba valeva anche per il Milan, che se avesse battuto il Cagliari si sarebbe qualificata direttamente alla Champions League, ma purtroppo per i milanisti il risultato sperato non è arrivato. Contro il Cagliari è stata una partita molto combattuta ed è finita per 0-0. Mentre per quanto riguarda il Napoli, l'ultima gara in corsa per la qualificazione alla Champions League, ha vinto per 2-0 contro la Fiorentina, giocando un'ottima partita, e questo gli ha permesso di avere il destino nelle proprie mani, perché per l'appunto adesso all'ultima giornata Milan, Napoli e Juventus si giocheranno la qualificazione, però diciamo che Milan e Napoli partono in vantaggio rispetto alla Juventus, essendo che hanno più punti, e quindi questo gli permette di, in caso di risultato uguale all'altra squadra, di riuscire a raggiungere il proprio obiettivo. Infatti, come si può vedere dalla classifica, c'è l'Inter già campione, l'Atalanta quota 78, ma già qualificata in Champions League, perché anche se tutte e tre le squadre dietro di lei vincessero, la Juventus arriverebbe a pari punti, ma gli scontri diretti a sfavore, e quindi sarebbe davanti all'Atalanta. E quindi, come possiamo vedere, ci sono Milan, Napoli e Juventus che all'ultima giornata di campionato si giocheranno la Champions League, con il Milan che andrà a affrontare un avversario molto ostico come l'Atalanta, che comunque non gliela darà mai per vinta, mentre Juventus e Napoli avranno una partita più alla portata, la Juventus contro il Bologna e il Napoli contro il Verona. Per quanto riguarda invece la sfida salvezza, il Cagliari è riuscito a salvarsi matematicamente grazie a un passo falso del Benevento contro il Crotone, e quindi rimane l'ultima spiaggia per il Benevento, che se dovesse vincere l'ultima giornata contro il Torino, andrebbe a pari punti e, avendo vinto lo scontro diretto, riuscirebbe a salvarsi. C'è però da dire anche che il Torino è l'unica squadra insieme alla Lazio con una partita in meno, e quindi se il Torino dovesse riuscire a portare a casa almeno un punto contro la Lazio, si salverebbe matematicamente senza bisogno di
Guarda, andare a vedere la sfida tra Torino e Benevento. Durante la settimana, inoltre, c'era stato anche il turno infrasettimanale, dove tutte le squadre che lottavano per la Champions League hanno vinto. Il Milan largamente ha vinto 7-0 contro il Torino, la Juventus ha vinto per 3-1 contro il Sassuolo, l'Atalanta ha vinto 2-0 contro il Benevento e quindi non avevano spostato minimamente gli equilibri. Inoltre anche il Napoli aveva battuto 5-1 l'Udinese e poi c'era stata la sfida tra Inter e Roma che ha visto vincere l'Inter per 3-1. Per completare il quadro, guardiamo anche un attimo gli altri campionati. In Premier League il Manchester City ha già vinto il campionato. Nella Liga il Barcellona si è lasciato sfuggire questa possibilità, adesso c'è una lotta a due tra Atletico Madrid e Real Madrid, con l'Atletico che parte favorito perché si trova avanti in classifica e manca solamente una partita. In Bundesliga il Bayern Monaco ha già vinto il campionato, e mentre in Ligue 1 in Francia il Paris Saint-Germain sta lottando con il Lille per la vittoria del campionato, anche lì manca una sola giornata e stranamente è il Lille a partire favorito. Questo è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata in cui si potranno dare le ultime, essendo che manca unicamente una partita. E in questa settimana, oltre all'ultima di campionato, nei vari campionati, ci sarà anche la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Quindi ci aspettano molte cose da sapere, da conoscere, ci saranno novità sicuramente e quindi sarò felice di raccontarvele.